Tin 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 tin. Oh, buon Natale a tutti, amici. Buon Natale. Oh. Salve amiche ed amici di YouTube e amiche ed amici in generale e di Google Plus e di Dailymotion e di Vimeo. Da molto tempo che non vi faccio un video e lo lamento, però non ho avuto tempo. Sono stato molto tempo a High Five con quel giochino dei Louvre e de comprare e vendere pet, no? Vabbè, adesso vengono gli acquisti di Natale. Io quest'anno non potrò fare dei regali, né me li potranno fare, abbiamo dei problemi. Ma come sempre abbiamo fatto l'albero di Natale. Perché non c'è Natale senza albero di Natale. Anche se, certo, senza albero di Natale non c'è Natale, perché se no c'è il giardino pieno di alberi e non è tutti i giorni Natale. Ma ecco. E poi, ecco, quello di Natale si riconosce perché c'è le lucine. Infatti è l'unica pianta illuminata. In natura non ce ne sono. Bisogna aspettare Natale, bisogna farselo uno. Vabbè. Allora, io in realtà l'albero, questo che adesso vi faccio vedere meglio, così vi tolgo ogni dubbio. Ecco, vedete? È proprio adesso non è molto scuro, saranno le 19. Qua dovrebbe essere già estate. Però, che succede? Che c'è un tempo freddo, faranno 15 gradi, veramente fuori stagione sto freddo. O si è anticipato dell'inverno che deve venire, o stiamo in ritardo, perché erano arrivati 30 gradi tempo fa, quando non dovevano esserci. Ma adesso fa freddo invernale. Ecco, infatti sono stato malato 2 settimane fa, tremendamente, alla laringe. La trachea. Beh, allora, bando alle ciance, questo video lo volevo fare già da 2 settimane perché mi sembra che all'inizio di novembre che mia madre ed io abbiamo messo quest'albero qua. Quindi è un mese che c'ho l'albero. Perché noi non rispettiamo la tradizione, l'albero lo facciamo già. Un anno l'abbiamo pure fatto a ottobre, però di solito a metà novembre, a dicembre, è così come ci viene. Ecco, quest'anno forse da 2 o 3 settimane già che ce l'abbiamo. Non dico proprio il 1° novembre, il 2 novembre, no, anche perché fare l'albero il primo o il 2° novembre. Vabbè, allora, come vedete, c'è lucine di 4 colori basici. Giallo o dorato, blu, verde e rosso, che poi sembra uno di quei capelli con questo colore che non è verde, con queste foglioline che si metteva Rainish in testa, no? Dorati così. Beh, allora vi faccio i miei più sentiti, più grandi, meglio. Speriamo che quest'anno sia buono, a prescindere da tutto quello che fanno i politici per renderlo cattivo. Però io vi auguro tante cose buone per Natale e di avere un migliore anno nuovo. Poi magari filmerò i botti del 1° gennaio. Allora mi raccomando, Laura Pezzino, ti auguro di avere un felice Natale a te e a tutta la tua famiglia, Elo Viola, Mimmo Corcione, tutti quelli che mi seguono, che adesso mi sono scordato i nomi di molti di voi, vi chiedo scusa di perdonarmi, e soprattutto a te, caro amico. Marco Travaglio, buon Natale, buon anno nuovo, buona Befana. Vabbè che non so se tu sei del nord e voi c'avete i re magi o qualcosa del genere, no? Il bambino Gesù invece che Babbo Natale, i re magi e poi della Befana e dei re magi. Ecco, io ti mando tanti auguri di buon Natale e anche di felice anno nuovo. Ma mi raccomando, se ti serve un collaboratore per il fatto quotidiano, ci sto io qua. Chiamami.
Mandami un'email, fatti vivo. Lo so che ti serve gente a collaborare col tuo giornale. Poi da quando Grillo ti ha mandato a fanculo, magari c'è bisogno di qualche collaboratore serio, perché magari ecco, cioè, hai dovuto mandare via qualche pentastellato dalla redazione che magari ha fatto il dissidente. Per cui io non sono allineato con nessun partito, o alienato. Per cui se ti serve un collaboratore, e poi mi raccomando, ho da scrivere dei libri. Se tu vuoi pubblicarmi, io sono a tua disposizione con le mie opere. Mi raccomando, però, mettiti in contatto con me. Io ti ho scritto alla redazione del Fatto Quotidiano, non avrei avuto ancora tempo di rispondermi. E anche in Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube e SoundCloud. A tutti voi, comunque, seguitemi in SoundCloud e in Spreaker, YouTube, Twitter, Facebook, High Five, come Santen Chan, SoundCloud, Spreaker, vabbè. E poi cercatemi in internet, basta che mettete Santen Chan e trovate il mio face, il mio profilo. Ciao, buon Natale di nuovo, mi raccomando, forza ed energia e a farsi tanti regali. Quest'anno noi purtroppo, non so, se voi mi volete regalare qualche Samsung Galaxy, eccetera, mi raccomando, ciao, fatemelo sapere.